Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Restate in ascolto. Tra poco la nuova puntata di Musicando, il ballo in radio. Hai scelto il meglio, te ne accorgerai. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori, pertanto libero da copyright. Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker. In diretta stiamo per trasmettere Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Il programma è diretto e presentato da Tony Mantineo, tecnico del suono Maurizio Artesani. Vi auguriamo un buon ascolto. Salve a tutti, ben trovati cari amici teleradio ascoltatori. Eccoci qui, torniamo dopo qualche settimana di assenza perché siamo stati impegnatissimi, qualche prima influenza di stagione, ma soprattutto gli impegni con le competizioni di ballo, con i festival, con quello che sono poi le riunioni federali e tante cose che sono accadute, belle, meno belle. Per noi, per quanto riguarda il nostro lavoro, cose sicuramente belle. Siamo reduci da questa unione che abbiamo avuto con il format televisivo del music show di Rossana Barbarossa, Festival di Ballomania, con il compleanno di Canale Danza. Quanti siete? Abbiamo riempito una sala di domenica, straordinari, veramente grazie a tutti per la partecipazione. Che devo dire, sono veramente contento di avere tanti radioascoltatori che da moltissimi anni ci seguono. Ecco, ci sono persone che hanno compreso che ormai questo è l'unico appuntamento radio televisivo di qualità, possiamo dire, che non manca mai, che vi parla di ballo, vi appassiona, vi dà le informazioni, vi fa discutere, vi dà la possibilità anche di esprimere quello che sono i vostri pareri su quello che accade nel mondo della danza sportiva. E ogni tanto ci raduniamo anche magari in qualche sala da ballo, perché il luogo deputato dove noi possiamo incontrarci, beh, sono due: o le gare di ballo, quindi o nei palazzetti per le gare di ballo, oppure magari ci vediamo nell'appuntamento più canonico, che è la balera, la famosa ballroom, come dicono gli inglesi, gli americani, la ballroom, e quindi la stanza da ballo, la sala da ballo, e quindi ci comprendiamo bene, sala da ballo, soprattutto se poi fanno parte del circuito di Canale Danza, meglio ancora. Signori, vi do subito il telefono per mandarci WhatsApp a tutti i whatsappisti: 333 30 32 222, WhatsApp per parlare, oppure Facebook, gruppo pubblico Il Ballo in TV, gruppo pubblico Canale Danza. Poi abbiamo anche Diretta Danza, che è una pagina, ma lì si può vedere la diretta televisiva. Ma intanto siamo alla radio. Diamo veramente un grande abbraccio a Roberto De Angelis di RDA Radio 1, che ci consente di trasmettere questa sera la puntata, è la numero 169, manca un passo dalla 170, ci stiamo qua. Quindi settimana prossima sarà Natale e quindi cercheremo anche di farci gli auguri natalizi, quindi scatenatevi con WhatsApp, con Facebook, con Instagram trovate Canale Danza, quindi mandate tutto quello che meglio desiderate, poi magari lo leggiamo qui alla fine della trasmissione. Però un abbraccio agli editori, anche a Stefano Tini di Stappa Radio. Tra qualche giorno, prima del Capodanno, faremo la riunione con gli amici della radio al solito posto, quindi avremo questa occasione magari di stringerci la mano, di vedere se ci sono progetti futuri per il circuito Stappa Radio, RDA Radio 1, Radio Ballerina. Ci sono grandi cose. Beh, noi intanto, per chi ha la televisione classica, basta che va sul canale 693 e vede il sottoscritto trasmettere e presentare nel format di Rossana Barbarossa insieme, e sono sempre in televisione, in loop, come dicono quelli bravi. Ci sono queste trasmissioni dove c'è anche ballo, dove si canta e si possono vedere ancora, quindi c'è anche il sottoscritto che trasmette H24 su questo canale digitale terrestre. Beh, molto bello. Anzi, a proposito, io lancio un appello anche agli editori che vogliono un po' collaborare o trasmettere
le nostre trasmissioni, che sono sì in web, sono in tutti i mezzi, ecco, c'è anche questo digitale terrestre, però ormai siamo tutti online, siamo tutti col telefonino H24 e quindi possiamo comodamente vedere quando vogliamo col palmo della mano sul telefonino, ascoltare, vedere ballo, vedere trasmissione. Ci sono youtubisti, i colleghi maestri che copiano le coreografie da YouTube, va bene anche quello, finché non copiate con gli errori va bene anche copiare da YouTube, perché no? Insomma, lo fanno tutti, dice, ma perché lo fanno tutti è una cosa che si può fare? Sì, si può fare, perché con YouTube, attenzione, c'è il pericolo che voi copiate gli errori, che magari vedete che quando poi montate il balletto manca qualche battuta, manca qualche passo, e come mai? È come quando a scuola, vi ricordate a scuola, compito in classe, l'alunno impreparato copiava dal compagno di banco. Se il compagno di banco sbagliava, la maestra se ne accorgeva, diceva, ma come, hai sbagliato tu, hai fatto lo stesso errore, diceva, allora hai copiato da quei, così stessa cosa con YouTube, con le coreografie. Vabbè, io la prendo a ridere e adesso cominciamo anche però a non ridere, perché la danza sportiva ancora sta attraversando un momento veramente negativo, lo ha sempre attraversato, diciamo la verità, ormai dal 2000, dal 99, da quando c'è stato questo inserimento nel ballo nella Federazione Sportiva Nazionale, e non c'è dubbio che ci sono sempre stati dei problemi, commissariamenti. Si parlava di danzopoli, gare truccate e quant'altro, basta andare a leggere tutti i titoli dei quotidiani anche degli anni passati, non è solamente adesso, certo adesso con la tecnologia, adesso finanza, carabinieri, basta che mettono le cimici dentro i palazzetti da qualche parte alla vostra scuola di ballo e si viene a sapere quello che si combina, quello che le famose, quello che si combina, le combine. Molte persone sono rimaste ancora a fare, vabbè, ma chi mi sente, vabbè, ma no, tanto non lo sa nessuno. Signori, sanno tutto di tutti. Quando voi andate in una cittadina magari di provincia, ecco, per esempio noi abbiamo svolto la gara a Cisterna di Latina, siamo entrati dentro la città di Cisterna, c'è un portale proprio sulla strada, sulla Cisternense, e quando entrano le macchine ci sono le telecamere che registrano tutte le macchine che entrano nella città, a che ora entrano, il numero di targa, quando escono. Signori, sanno tutto di tutti. Quando postiamo una bella fotografia o anche la nostra trasmissione, no, che è postata sui social media, la guardano i nostri amici, ascoltano quello che dico io, le forze dell'ordine, dice, vediamo questo Mantineo che tipo è, se è un tipo strano, se è un tipo di che cosa, vi posso solo insegnare qualche passo di ballo, ecco. E soprattutto la prendiamo a ridere, anche perché noi abbiamo questo modo così trash di fare, si dice trash, di fare radio, e come i pionieri libere, i pionieri delle radio libere degli anni 70, noi veniamo da quel mondo lì, parlare più o meno liberamente alla radio, veniamo da quella scuola. Adesso dobbiamo stare un pochino più attenti, perché a secondo le parole che vengono dette c'è qualcuno che dall'altra parte si offende. Quello che una volta, ai miei tempi, quando io ero ragazzo e trasmettevo nelle più grandi radio private di Roma, d'Italia e del Lazio, fare delle battute, prendere in giro qualcuno era una goliardata. Adesso diventa pericoloso essere goliardico, dobbiamo stare attenti, però tra di noi, per fortuna che siamo rimasti noi con i capelli bianchi, io, De Angelis, Tini, tutti gli altri del nostro staff, che noi con una battuta ci comprendiamo al volo. Poi invece ci sono altre persone più giovani di noi che se mi magari diciamo, ciao Barbetta, come stai? E quello che come? Io Barbetta? Quello si offende. Ragazzi, viviamo in tempi veramente difficili. Non è di questo che volevo parlarvi, volevo parlarvi questa sera del problema delle competizioni di ballo, di questo allarmismo che c'è in giro. Più che allarmismo, dobbiamo dire che ci sono persone, competitori, maestri di ballo, operatori del settore che hanno perso la fiducia in questo settore. Ma perché? Perché il ballo alla fine è un divertimento. L'esasperazione è la danza sportiva. Il ballo, signori, nasce da sempre, io ve l'ho dette queste cose, andate ad ascoltare le puntate, quante? Oggi siamo puntata 169, se voi vi andate ad ascoltare la puntata numero 10, che l'abbiamo tutti in archivio, c'è la De Angelis nel suo sito, se andate su YouTube e mettete il ballo e radio, vi trovate tutte le trasmissioni. Se andate a vedere, ad ascoltare la puntata numero 10, io già vi parlavo in questi termini.
dicevo, guardate, il ballo è un divertimento. Il ballo nasce con l'uomo, quando l'uomo ha cominciato intorno al fuoco a danzare con le danze propiziatorie, le danze tribali. Quello già era danza, era ballo, un tipo di ballo più così rozzo, se vogliamo, ma sempre un'espressione artistica, una comunicazione dell'uomo, ed è quello. Che cos'è l'invenzione poi dell'uomo moderno, diciamo di questa metà del Novecento, del secolo scorso, con le competizioni di ballo? Ballo può codificarsi ed essere sport? Sì, però ci vogliono poche regole fatte bene. Ma qui, ragazzi, le regole, quali sono le regole della danza sportiva? Votare con una crocetta? Votare con lo statino anonimo? In quale altro sport si vede questo? Quindi la danza sportiva è rimasta vetusta, secondo il nostro modo di vedere. E per fortuna ci sono anche delle organizzazioni, sono tante, non c'è solo la FIDES, la federazione di riferimento riconosciuta CONI, ci sono tanti altri modi per poter ballare. Per cui non disperatevi, se siete un po' frastornati da quello che accade, andate a provare alla FIBES, andate a provare alla FITD, andate a provare all'AMB, tutte queste vecchie sigle che io le conosco tutte perché sono amici in 20 anni di ballo, conosco quasi tutte le federazioni. Provate la FIBES di Marcelli, che stasera non abbiamo in collegamento telefonico perché è sparito, lo sto chiamando da ieri, abbiamo fatto la riunione domenica con tutta la federazione, però è sparito, evidentemente ha mangiato troppe braciolette di maiale domenica, troppi maccheroncini, siamo stati nel sud Italia, zona Benevento, quindi potete immaginare, abbiamo fatto scorpacciati di frolle, sfogliatelle e quant'altro, e quindi Marcelli diventa irreperibile stasera. Per dire, insomma, torniamo a parlare in maniera compassata di quello che è la danza sportiva. Signori, il ballo sportivo è importante se viene praticato, ripeto, con poche regole. Ma qui, ragazzi, ci sono situazioni veramente abnormi che abbiamo analizzato. Io mi pongo sempre delle domande, perché poi rispetto tutti, rispetto veramente chiunque magari organizza un qualche cosa, perché è importante poi raccogliere, radunare persone che amano divertirsi. Però attenzione, al momento che noi cominciamo a dire competizione, gara, si crea un contratto tra chi organizza e chi viene a partecipare. Oh signori, quello è un contratto a tutti gli effetti, e quindi tu devi rispettare quelle regole. Se tu non rispetti le regole, hai interrotto il contratto e sei passibile. E così non solamente nelle gare di ballo, anche nelle gare di canto, in questi famosi karaoke. Signori, io sono stato chiamato da degli amici che hanno un locale a fare il giudice di gara di canto, a cantare. Siamo andati in Marcelli. Signori, io vi dico, perché abbiamo messo dei voti un pochino bassi, perché i concorrenti non ci sembravano all'altezza, quasi quasi ci arrivavano i pomodori, perché tutti si sentono campioni di canto, tutti che sanno cantare, e poi magari io dico, ma perché non vi registrate con il telefonino, con il registratore, vedete qual è la vostra performance, no? Tu registri la tua voce mentre canti, e poi ti riascolti, è lì che si vede veramente. Signori, io ho lasciato perdere di cantare perché suonavo nei locali quando ero giovane, tastiere e voce, il famoso cosiddetto liscio, le serate danzanti, ma poi quando la voce mi è andata giù, che ho cominciato ad avere qualche decina di anni in più, ho detto beh basta, non ci arrivo, basta. Eppure invece ci sono persone che vanno sabato sera, giovedì, martedì in questi locali a cantare. E signori, succede di tutto. Quando c'è qualcuno che giudica, anche lì ho un contratto tra chi canta e chi giudica. Stessa cosa nel ballo. Ecco perché bisogna fare attenzione. Gli organizzatori, molti organizzatori la prendono alla leggera. E spesso accade quello che poi andiamo a leggere sui giornali. Come se ne esce da questo? Ma è molto semplice. Noi lo abbiamo sempre detto, la danza sportiva va azzerata da capo e riscritta. Bisogna mandare a casa quasi tutti quelli della vecchia generazione che ancora cominciano a parlare di segue, di precede, di figure, di classe internazionale, di primo livello, di secondo livello, un ballo al primo livello, due balli al primo livello. Tutte queste gabbie hanno fatto allontanare i giovani. Mi ricollego al discorso di prima, il ballo è un divertimento. E se io ho troppe regole su una cosa che mi fa divertire, io non mi diverto più, vado a fare un'altra cosa, vado a ballare,
la salsa al paracavicchi, vado a ballare alla festa. Perché nessuno viene più alle gare di ballo? Perché sono impegnative. Ve lo dico io perché. Perché se si arriva a quarti, la scuola di ballo viene percepita come una scuola di ballo che non è all'altezza, quando invece un decimo posto rispetto a chi non fa le gare è un risultato notevole rispetto a chi va solo in piazza a ballare. Ecco, forse quello che manca per il ballo è la cultura sportiva. Certo che la cultura sportiva manca in Italia un po' dappertutto. A proposito, io sento questi signori politici parlare di tasse, nuove tasse, di regole, di tutte queste varie situazioni che sono molto complesse, che attraversa la nostra regione, però non sento parlare delle cose essenziali, dello sport. Ecco, si va in piazza, si riempiono le piazze come domenica, però io sento che nessuno parla di sport. Riportare lo sport nelle scuole, ecco, una proposta che noi abbiamo da sempre. Io opero, sono un dirigente FIBES in qualche modo, e lì c'è un accordo col MIUR per portare la danza sportiva. Da anni la si porta all'interno delle scuole. In certe scuole della campagna, grazie alla FIBES, la danza sportiva, il ballo, ecco, il ballo sociale, la social dance così chiamata, sostituisce l'ora di ginnastica, perché nelle scuole non ci sono più i professori di educazione fisica. Quindi è subentrata, per fortuna, grazie all'iniziativa privata di qualcuno, che la danza sostituisce l'ora di educazione fisica in alcune scuole. E questo è fondamentale. Ma io non ne sento parlare di terzo settore, sento parlare di come rastrellare soldi, però non sento parlare dello sport, che lo sport toglie la gente dagli ospedali, toglie la gente dalle varie patologie, aiuta, se non le toglie, aiuta senz'altro. Adesso ho detto un eccesso che li toglie, però ho detto un eccesso che rende l'idea, perché l'attività fisica è studiato, non lo dice Tony Mantineo, lo dicono i grandi professori luminari della medicina, che lo sport fa bene alla salute. Adesso, signore, anche se vai dal medico di famiglia, ti dice vai a ballare. È talmente diffusa questa, diciamo, questa pratica, che è entrata anche nel settore della medicina, della psicofisico-motoria, che anche alcuni medici di base, quelli un pochino più avanti, ti consigliano di andare a ballare. Allora io mi auguro che veramente non si parli solo di tasse, di deficit, di tutte le problematiche politiche, ma si parli nei progetti anche queste persone che scendono in piazza, che comincino anche a vedere, ma rimettiamo lo sport all'interno delle scuole, perché è educativo, perché fa socializzare, perché aiuta. E allora questa è la nostra, anche noi dobbiamo prendere posizione, no? Tutti stanno prendendo posizione politica, si alzano la mattina, vanno sui social, cominciano a dire la loro, si radunano. Signori, noi che siamo del ballo, che siamo migliaia e migliaia di persone. Guardate, io ricordo quando c'erano le lire, ricordo che il settore ballo, tutto il ballo, grande movimento fra la discoteca, ballo del sabato sera e quant'altro, 8 miliardi, non vediamo se me la ricordo, non vorrei dire un'eresia, però c'erano le lire, eravamo alla fine degli anni 90, 8 miliardi di lire all'anno era il movimento del ballo, ballo compreso, compreso anche le discoteche, i bar, tutti i ristoranti, tutti coloro che in qualche modo propongono ballo, quindi non solo il ballo sportivo. Per cui un movimento importante, sono dei numeri, buon bagaglio di voti, no? Ma non si riesce a costruire uno stadio di calcio a Roma, figuriamoci un palazzetto del ballo come Blackpool in Inghilterra. Adesso va a finire che avete sentito Milano, e vai a vedere che il nuovo stadio di calcio lo costruiscono prima a Milano e poi a Roma. Ecco, per esempio noi a Roma abbiamo mancanza di strutture per la pratica del ballo. Dunque qui il nostro tecnico dall'altra parte mi stoppa, proprio mi dice proprio stop, perché già sono 18 minuti abbondanti che il sottoscritto sta esponendo argomentazioni sul ballo, quindi mi devo fermare per il primo blocco di informazioni sociali, informazioni che non sono commerciali, perché noi non possiamo sviluppare attività commerciale, quindi però abbiamo uno scambio alla pari. Ecco, le sale da ballo, i locali possono appendere un nostro cartello con scritto Ballon TV Canale Danza,
frequenza, ascoltateci a tale ora sui social media e noi qui vi proponiamo uno scambio cosiddetto alla pari. Senza soldi noi non possiamo parlare di soldi, e allora contattate per questo la nostra redazione. Allora ci dobbiamo fermare per questi pochi secondi per ascoltare i cosiddetti promo, e intanto io vi lancio il sondaggio. Questa sera non ve ne ho parlato in apertura, lo faccio adesso dopo 18 minuti. La domanda è questa, perché riguarda le argomentazioni che ho trattato. Parliamo di danza sportiva, quello che è accaduto nel mondo della danza, che abbiamo letto sui giornali, questo tam tam sui social media, delle combine, delle gare di ballo, queste persone che purtroppo sono state inquisite. Allora, a questo punto, secondo voi, la domanda è questa, del sondaggio lanciato questa sera dal Ballo e Radio: la danza sportiva, secondo voi, andrebbe azzerata e riscritta tutta da capo con regole più facili, più sportive? Domanda secca, o sì o no, date la vostra risposta su Facebook, su Instagram, su WhatsApp. Vi do ancora il telefono di WhatsApp, 333 30 32 222. Bene amici, grazie per l'attenzione, ci fermiamo solamente qualche minuto per i nostri promo, a tra poco per la parte finale del Ballo in Radio. Prendi una radio, vestila di simpatia, mettici due festoni, stappa champagne, magica diventa la festa, gioca con noi, saluta chi vuoi, rimani qui. Un campanellino dice che è festa e una radio dice buon Natale. Sì. Auguri. Il Ballo in Radio, ogni martedì alle ore 21 su RDA Radio 1, Radio Stapp, Radio Ballerina One. Informazione sportiva. Dopo due giornate e dopo la sosta natalizia, il campionato interregionale Lazio Fibes offre l'occasione di assestare le posizioni di classifica per i club in ranking e anche l'opportunità per i nuovi club di rientrare nel torneo. Per questo, fondamentale è non mancare domenica 26 gennaio al terzo turno del Gran Premio del Lazio. Gran Premio del Lazio, 21 specialità per ballo in gruppo, 6 stili per ballo in coppia con la nuova combinata libera a 14 balli. Votazione palese con tre parametri: tempo, tecnica e stile. Se ti sei stancato dei soliti sistemi del ballo sportivo, vieni a trovare l'entusiasmo di una vera competizione sportiva come il Gran Premio del Lazio. E se non siete interessati alla competizione, potrete iscrivervi nella categoria audizioni fuori gara, con eguale visibilità e con il riconoscimento federale. Gran Premio del Lazio, domenica 26 gennaio al Topazio Dancing, in via del Tavolato a Pontinia, in provincia di Latina. Tutte le informazioni le trovi in rete digitando Fibes Roma oppure Gran Premio del Lazio. Gran Premio del Lazio riaccende la passione per il ballo da gara. Informazione sociale. Tutti gli aggiornamenti delle nostre attività multimediali li trovi aggiornati su Facebook, nel gruppo pubblico Il Ballo in TV. È il modo più rapido per entrare in contatto con la nostra redazione. Il Ballo in Radio. Tutte le notizie, l'attualità, la rassegna stampa, i dischi fuori mercato e giochi a premi. Martedì e giovedì alle ore 21 su RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff. Il Ballo in Radio, la trasmissione dei ballerini, degli insegnanti, dei musicisti e dello spettacolo. Un programma di informazione sotto il segno del ballo. Torniamo insieme, parte finale del Ballo Radio, puntata numero 169 di oggi. Oggi ho perso il giorno, se mi date un po' il conteggio. Allora, è martedì di sicuro perché c'è la radio, però ho perso il giorno, 17, un numero un po' scaramantico, vabbè. Martedì 17, eccoci qui ancora in diretta su RDA Radio 1 di Roberto De Angelis, replica su Stappa Radio di Stefano Tini e Radio Ballerina One. A proposito, parliamo di radio e televisione, perché molti amici che hanno partecipato alla festa da Ballomania l'8 dicembre scorso sono ancora in attesa di vedere le immagini dei balletti, delle scuole che hanno partecipato, del ballo per tutti, delle interviste che abbiamo realizzato con gli addetti ai lavori, con Rossana, con altri maestri di ballo. Allora, vi prometto giovedì sera di fare la puntata televisiva Il Ballo in TV. Adesso abbiamo ripreso, vi confesso il perché ci siamo un po' fermati. Perché
che abbiamo dovuto riorganizzare i nuovi studi con Stapp Radio, con RDA Radio 1, con la ballerina, con Musicando, Canale Danza. Abbiamo un po' ristrutturato, perché sapete, le spese sono tante, la corrente, internet, connessioni, cavi. Allora abbiamo detto, facciamo uno studio unico per tutti, dove riusciamo a fare radio e televisione. E vi do anche, spero, una bella notizia: non appena sarò presentabile, perché adesso sono veramente impresentabile. Dice, ma perché? Per i postumi dell'influenza, un viso veramente così sbattuto, come si usava dire una volta, ero costipato, no? Si dice, la nonna diceva, come sei costipato, e prendi l'uovetto. Dopo l'influenza, ai miei tempi, quando ero bambino, si usava questo. Adesso invece vai in farmacia e ti prendi integratori, ti prendi quelle cose lì. Vabbè, non è di questo che volevo parlarvi, è del fatto che voglio fare la trasmissione radiofonica in video, la video radio, quindi mentre parlo alla radio potete vedere i collegamenti, quello che accade qui allo studio. Ecco perché ci siamo fermati, per fare i fondali, lo studio, per mettere le telecamere, insomma per sistemare insieme a Roberto De Angelis e gli altri, perché questo sarà il progetto, quello della video radio, già dal 2020, appena passerà Capodanno. Sarà veramente cadenzata il martedì e il giovedì la video radio, con anche degli appuntamenti anche flash, quindi saremo più video, ma non quei video come si fanno con i telefonini con le bande nere laterali che sono brutte, no, proprio come fosse una vera televisione, no, in 16 noni come dicono quelli bravi, perché a me non piacciono questi video amatoriali. Poi io non capisco una cosa, ma perché il vostro telefonino lo mettete in verticale e non lo mettete orizzontale? Lasciate quelle fasce nere ai lati che sono veramente brutte, le vediamo anche in televisione, su tutti i canali mandano queste riprese amatoriali fatte col telefonino con quelle bande nere, oppure ci mettono poi bande sfocate, no, ai lati, poi tutti i video traballanti, insomma basta mettere il telefonino orizzontale, tutto lo schermo viene intero. Invece no, non si capisce perché lo mettono in verticale con queste bande nere oppure queste bande sfocate. Noi invece vorremmo fare la vera video radio, come fosse una TV normale. Poi lo siamo, alla fine è una TV normale, come svolgiamo ormai dal lontano 1998, solo che una volta si vedeva sul digitale terrestre, adesso ve la guardate a qualsiasi ora sul palmare, sul vostro telefonino vi guardate la vostra radio, la vostra trasmissione preferita. Per cui abbiate pazienza, cari amici maestri, amici ballerini, perché giovedì prossimo trasmetteremo la puntata del ballo in TV, dovrebbe essere finalmente la puntata 600, che poi addirittura un servizio inedito da farvi vedere, che io ho realizzato quest'estate, l'ultima serata all'aperto della stagione con Ballo in TV Canale Danza. Non siamo riusciti a trasmetterla, quindi faremo poi vedere anche queste belle cose che abbiamo realizzato qua vicino Roma, nell'Interland di Roma, una saletta dove abbiamo fatto una bella serata con una grande orchestra, con Canale Danza, con tanti amici ballerini, maestri, insomma tante cose da vedere, per cui seguiteci, e per essere sempre informati, quindi o WhatsApp oppure potete anche andare su Facebook, questo grande social media che ci accomuna H24, su Canale Danza oppure anche Ballo in TV, però Canale Danza è quello che si ricorda meglio. E adesso cerchiamo di chiudere la trasmissione anche con il sondaggio che abbiamo lanciato. Domanda secca: visti gli ultimi avvenimenti della danza sportiva, quanto abbiamo letto di brutto, veramente brutto sui giornali, guardate, noi non siamo contenti, noi come operatori del settore, anche se magari lavoriamo negli enti di promozione sportiva, noi non siamo contenti che venga sbattuta così in prima pagina questa danza sportiva con le combine, con questi intrallazzi, perché questo denigra tutto il nostro settore, denigra il nostro lavoro anche radiofonico che facciamo, perché se la gente perde credibilità nel ballo, perde anche credibilità in quello che noi proponiamo. Ha voglia di dire andate a ballare da un'altra parte, andate a continuare a ballare in balera per divertirvi, no, la gente poi si disamora e fa dell'altro. La domenica invece di andare a ballare vanno nei centri commerciali, invece di andare alle gare fanno i raduni con le orchestre, perché adesso va di moda questo. Qualche anno fa andava di moda fare i galà delle orchestre, orchestre che si mettevano insieme, quella era una bella cosa per me, orchestre che si mettevano insieme, però io la vedo un po' particolare, queste orchestre che hanno questi fans, queste scuole di ballo che per riempire la sala le chiamano e fanno un po' una sorta di incontro. Signori, la SD deve fare le gare,
se siete associazione sportiva è obbligatorio almeno per 2-3 volte l'anno andare a fare le gare, anche perché dopo, quando andate in questi posti a fare i raduni, potete vantarvi che avete vinto un sesto posto, un quinto posto, un quarto posto, un primo posto, un secondo posto. Altrimenti cosa portate in televisione? Facciamo adesso l'esempio della squadra di calcio. Facciamo che la Roma Calcio, che sta andando benino contrariamente a quanto io le previsioni ho dato in anticipo della stagione, ho detto sesto, settimo posto, ma come vedete sono contento di essere stato smentito. E allora supponiamo che la Roma, invece di fare il campionato, fa solo le esibizioni, fa solo le partite amichevoli. Che squadra sportiva è? Deve fare un campionato, deve avere dei piazzamenti. Vedete cosa accade nella Roma, nei tifosi della Roma? Sono 10-20 anni che non alziamo un trofeo, che non vinciamo uno scudetto. È importante, è inutile giocare, partecipare. Bisogna vincere qualcosa da portare nella bacheca. E così la scuola di ballo, se la scuola di ballo è sportiva, è una SD sportiva, deve andare a fare le gare, perché dopo, quando va in piazza a fare l'esibizione o quando va in televisione, può dire: beh, io sono arrivato terzo, quarto, quinto, ho vinto tale campionato. Questi sono i titoli sportivi che fanno grande la SD scuola di danza. Certo, se poi siete una scuola commerciale che fa solo esibizioni, va bene così. Però questa è un qualcosa che va cambiato. Quindi mi ricollego anche alle orchestre, che secondo me, come la vediamo noi, ognuno ha il suo lavoro. L'orchestra dovrebbe suonare, la sala da ballo dovrebbe avere i clienti, le gare di ballo dovrebbero avere le scuole di ballo SD, ognuno dovrebbe ritornare al suo lavoro. Ecco, i galà delle orchestre, quella è una bella cosa. Tante orchestre diverse che si mettono insieme e danno una proposta musicale e la gente balla. Però che per fare cassetto, sì, qualche volta l'abbiamo fatta anche noi così, però un po' non eravamo molto convinti. Ci hanno chiamato, l'abbiamo fatto, lo continueremo a fare, però non ci convince, perché l'orchestra, invece di radunare scuole di danza, dovrebbe far divertire il pubblico, come fanno i cantanti. Ma diciamo, avere questa collaborazione con le scuole, sì, magari monti la coreografia del pezzo inedito con la scuola. Se tu cominci a lavorare con 20 scuole, eccolo lì che vai a interferire in un altro settore. E questo è come la pensiamo noi. Però ciò non toglie che magari, come abbiamo realizzato da Ballomania l'8 dicembre, è una cosa alla quale partecipiamo molto volentieri anche noi. Però se ognuno ritornasse a svolgere il suo lavoro, sarebbe molto meglio. E allora, così vi lancio in finale della puntata, vi lancio il sondaggio. Visto quello che è accaduto sulla danza sportiva, ritenete che il ballo da gara sia tutto da azzerare e da riscrivere con nuove regole più sportive e più semplici? Sì o no? Date la vostra risposta nei banner che voi trovate pubblicati nei social media, quindi su Facebook, su Instagram, su WhatsApp, dove è possibile seguire Ballo in TV, Ballo in Radio. E allora, come chiudiamo la puntata? Stiamo anche per chiudere l'anno. E l'anno lo chiudiamo con il solito Capodanno. Dopo lanceremo sempre il solito sondaggio quando siamo a ridosso di Capodanno. Ritenete che trascorrere il Capodanno in un locale da ballo sia ancora la proposta migliore? Poi, questa è sempre la domanda che noi facciamo o alla Befana oppure la facciamo prima di Capodanno, e quindi indubbiamente nelle settimane a venire. Però adesso è importante cavalcare l'attualità e parlare di questi problemi del ballo da gara. Che quali sono? E sono regole troppo cervellotiche. Addirittura abbiamo sentito che qualcuno ha cambiato, usa i parametri come li usa la Fibes, però ne mette 13. E quindi cosa fai? Una scannerizzazione della coppia, gli fai la TAC, la radiografia. Come fai in 2 minuti e mezzo a vedere 13 parametri, anche se c'hai un giudice per ogni parametro? È complicato, è cervellotico. Lo puoi fare nel ballo sul ghiaccio, che fanno una cosa simile. Ma perché? Perché arriva una sola coppia in pista con una coreografia, lì sul ballo sul ghiaccio, che è uno sport olimpico, forse non lo vedo neanche bene, però lì lo si fa da sempre così e va bene. Ma applicato nella danza sportiva, dove 6, 7, 8, 10 coppie ballano insieme, non va bene, anche perché noi siamo dell'idea che l'esibizione della coppia non dovrebbe essere insieme ad altre coppie contemporaneamente. Si dovrebbe svolgere la danza sportiva come il ballo sul ghiaccio, una coppia per volta. Dice: ma quanto dura una gara? Con le stesse regolamentazioni del ballo olimpico sul ghiaccio. E allora
se non c'è questa uniformità sportiva, ecco poi che cosa accade. Ne parlavo con altri operatori del settore, altri dirigenti di federazione, mi dicevano: guardate, la danza sportiva, la federazione di riferimento ha dimezzato quello che sono i numeri ai campionati nazionali. Ho capito, ma se continuano così, se poi non c'è la politica dei vivai, ma se un ragazzo entra nella danza sportiva, tutor, abbigliamento, e poi per un anno sei costretto a ballare sempre la stessa cosa, ma io non ci vengo più, vado a praticare altre discipline dove mi diverto. Ecco da qui che ci sono state alcune federazioni, molti competitori non lo sanno, ecco perché bisogna ascoltare Ballo in TV, Ballo in Radio. Ci sono state delle federazioni che hanno liberalizzato livelli, classi di età. Ragazzi, la coppia che balla è questo che non si vuole capire, è come un quadro, alla fine vince la coppia che ti dà più emozione, quella più bella, come il quadro, perché a parità di livello vai a trovare chi è più bravo. Qui non è che dobbiamo buttare la palla in rete, qui dobbiamo esprimerci con il corpo. E il corpo come fa a esprimersi? Quindi se hai la partner della stessa altezza, se sei bravo, se sei impomatato, infatti le dame si truccano in un modo veramente particolarissimo, eccessivo devo dire qualche volta. Perché? Perché poi alla fine è come un quadro, vincerà sempre la coppia che ai giudici appare la più bella, oppure quella che si esprime con un'armonia sicuramente migliore, perché ripeto, non c'è un pallone da gettare nella rete o dentro un canestro, oppure non c'è un cronometro come gli sciatori, come le macchine da corsa, che tu arrivi un secondo, un decimo di secondo prima dell'altra coppia. Qui devi sviluppare una coreografia, un'armonia, devi emettere delle emozioni, delle sensazioni. Certo, poi devi ballare a tempo, devi sviluppare un certo tipo di programma, la coreografia. Ad alti livelli è libera la coreografia. Allora, se ad alti livelli la coreografia è libera, perché deve essere obbligatoria proprio quando cominci, quando sei un principiante, che ti obbligano a fare quelle figure, segui sempre quelle per tutto l'anno? È chiaro che poi se ne vanno a ballare discipline molto più semplici, dove ci si diverte, dove balli libero. Signori, vi deve entrare in testa che il ballo è un'arte libera, non ci piove su questo. E invece è stata imbrigliata con regole, regolette. Ancora io vado a vedere dei volantini che arrivano qui in redazione di certe gare di ballo, categoria di età 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, ma da 10 a 12 anni cosa vuoi che cambia? Cioè, spezzettare tutte queste classi di età, un frastagliamento che fa male alla competizione perché poi non c'è scontro, ma negli altri sport anche competitori di età differente fanno la gara insieme, non si capisce nel ballo perché. Eppure ci sono nel ballo delle federazioni che hanno allargato tantissimo le fasce di età. Ecco, si possono fare poche categorie, i pulcini, proprio giovanissimi, i piccolini, poi i giovanili, juniores e seniores, basta, con quattro categorie se fa la danza sportiva. C'è bisogno 16-35, 35-45, 45-46, o ballano gli ottantenni. Ragazzi, a 80 anni tu fai quello che puoi, non puoi fare una categoria di ottantenni che balleranno, diciamo, non con quell'energia che hanno i giovani. Come nel tennis, in altri sport, quando non ce la fai più sarai nella ranking, nella posizione che ti compete per la tua età. Basta, perché finisce così. No, qui facciamo una categoria per mediocri, e mi dispiace dire così, ma è così. E questa è la danza sportiva tutta da riscrivere, che qualcuno ha cominciato a rottamare. E quindi informatevi che ci sono altre federazioni, andatele a provare queste nuove rottamazioni, queste innovazioni della danza sportiva, che adesso sicuramente è avanguardia, ma fra qualche tempo saranno veramente il futuro alla portata di tutti, perché dopo sapete com'è il ballo. Il ballo è un copia e incolla, che qualcuno fa una cosa, ecco, qualcuno ha cominciato a tirare fuori i parametri, adesso un'altra federazione giudica a parametri, e guardate che piano piano anche altre si stanno avvicinando al giudizio
dei parametri che ha codificato il maestro Marcelli, che però questa sera non abbiamo potuto ascoltare nella diretta telefonica nei collegamenti. Bene, torneremo con i collegamenti, con tutti voi, come ci compete da sempre, nella prossima puntata del Ballo in Radio, che andrà in onda martedì prossimo, sempre da RDA Radio 1, Radio Stappa, Radio Ballerina. Giovedì sera torniamo in televisione, vediamo poi di fare la video radio, così ci parliamo in faccia, in tempo reale, comunichiamo con i social media. Signori, l'unica trasmissione dedicata al ballo che vi offre tutto questo siamo noi, Ballo in TV, Ballo in Radio, dal 1998, con questo titolo lunghissimo che, per la gioia di Roberto De Angelis di RDA Radio 1, voglio annunciare cantando, ballando e musicando il Ballo in TV, che poi adesso è Ballo in Radio, in questo frangente. Amici, grazie per l'attenzione, continuate a seguirci sui social media, su Facebook, sugli altri media dove è possibile tenerci in contatto per parlare di ballo, avere la vostra opinione, cercare di crescere insieme con le nostre analisi, con le nostre tematiche. È stato un piacere essere con voi, e ancora è presto per darvi gli auguri, però le feste stanno arrivando, quindi naturalmente un preaugurio ci vuole, che possiate trascorrere dei giorni veramente sereni e, perché no, anche ballando. Grazie ancora per l'attenzione, l'appuntamento lo sapete, buona serata e buon proseguimento con RDA Radio 1, alla prossima. Abbiamo trasmesso Cantando, ballando e musicando, il ballo in radio. Ha condotto in studio Tony Mantineo. Tecnico del suono Maurizio Arpesani. Per contattare la redazione di Musicando il Ballo in TV, invia posta elettronica a cosedibballo@libero.it. RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Stapp, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Non ci lasciare.